giornata con un nuovo video haul. E per le ragazze di Roma e Milano, insomma, sapranno che la scorsa settimana c'è stata la Vogue Fashion Night e qui a Roma, non so se anche a Milano c'è stata, insomma, questa cosa. Oltre ad esserci per le vie del centro dove non sono riuscita ad andare, i 2 giorni seguenti, ovvero il venerdì e il sabato, c'è stata anche all'outlet di Castel Romano con promozioni esclusive e cosine varie. Ci sono stata, abbiamo fatto un pochino di shopping. Questa volta parto dalle cose da vestire, che però non sono mie. Però insomma ci tenevo a farvele vedere perché magari se vi interessa e dovete fare un regalo al vostro ragazzo, qualsiasi cosa. Alla Sisley c'è, diciamo, un reparto, un angolino, con tutte quante cose non scontate, molto di più. E il mio ragazzo ha preso 2 paia di jeans. Uno è un semplice jeans da lavaggio scuro, cioè blu scuro. E come vedete il prezzo è di 10 euro. E tra l'altro lui ha tantissime cose Sisley, ci si trova benissimo e anche dopo lavaggi e lavaggi comunque cioè, è di ottima qualità davvero. E quindi insomma 10 euro assolutamente, cioè ve lo dico, sono fantastici. Anche perché prezzo outlet sono intorno sempre 34-39 euro e già comunque non è tantissimo per un buon jeans. In più prezzo pieno penso saranno intorno ai 50-60, quindi insomma era un'offerta da non perdere. E l'altro jeans invece è un jeans da lavaggio nero. Sono entrambi degli skinny jeans e questo qua anche 10 euro. Quindi questa cosa insomma ci tenevo a farvela vedere perché penso sia un'offerta davvero buona, anche perché oggi come oggi un jeans a 10 euro non, cioè, non si trova da nessuna parte. Come sapete, tutte quante le cose Pupa che avete visto, diciamo, che ho insomma, l'ho sempre prese lì perché reputo che Pupa abbia prezzi un po' troppo alti e lì faccio, cioè, degli affari allucinanti. Ora vi farò vedere tutte le cose che ho comprato senza dirvi il prezzo singolo di ogni cosa e vi dirò alla fine quanto ho pagato tutto, insomma, per farvi capire. Allora, come non so se lo sapete, agli outlet si trovano sempre le collezioni vecchie. Quindi se adesso è uscita la collezione, quella dedicata a Parigi, la troverò insomma lì l'anno prossimo. E quindi adesso c'era la collezione dello scorso anno che era la Cosmic Beauty. Io ho preso un long lasting, un matitone long lasting, questo è lo 004 ed è un colore davvero molto molto bello. Sapete che non vado matta per gli ombretti, diciamo, in stick, in crema, ma questo, diciamo, mi ha parecchio colpito, anche perché, a parte il packaging è molto carino. E poi era long lasting veramente perché mi hanno dato una salviettina per struccarmi, che avevo tipo la mano piena di swatch e non andava via, quindi effettivamente era molto, cioè, scrivente. Questo qui è il colore e ora ve lo faccio vedere. È morbidissimo, è, diciamo, satinato, non proprio brillantinato, e questo è il colore. Come vedete è un bellissimo verde ed è morbidissimo, quindi sia come base ombretto sia solamente come ombretto per creare una riga di eyeliner nella rima interna. È veramente molto molto bello. Poi vi dico prima tutte le cose e poi vi dico i prezzi. Ho preso questa base ultra rinforzante per unghie, che è già la seconda che prendo e la prima insomma sta per finire, e mi ci trovo davvero molto bene. Perché stranamente non è come tutte le basi che prendo che dicono che rinforzano e a me non fanno assolutamente nulla, ma questa rinforza davvero molto le unghie ed è anche perfetta proprio come base smalto, e quindi cioè, questa ve la straconsiglio. Infine ho comprato questo smalto sempre della collezione Cosmic Beauty che si chiama Iridescent Nail Polish, giusto? Sì. Che non so se si vede i riflessi bellissimi che ha all'interno. Tra l'altro è quello che ho su adesso, messo un po' a cazzetto, insomma, non si potrebbe dire, ma lo dico. E allora, all'inizio appena messo sembrava, cioè comunque non vedevo tutti quanti i riflessi che si vedono dalla boccettina. Ah, comunque è lo 002.
mentre adesso, insomma, con più luce si vedono davvero molto, cioè rimane un bel blu con dei de bellissimi riflessi sul viola. È davvero un colore molto molto particolare. Ah, in realtà io ho acquistato solo queste tre cosine, ma poi alla cassa, avendo raggiunto i 12 euro, mi hanno detto che potevo scegliere almeno altre tre cose pagandole solamente 1 euro da uno stand prestabilito, cioè senza contare quanto venivano. Io ho scelto, allora, due ombretti e una matita. Partiamo dagli ombretti. Uno è questo qui. Della collezione Jeans and Roses Luminous Silk. Già ho due ombretti di questa collezione, sono fantastici. Ora ve lo faccio vedere. Questo è lo 02. Il colore è questo qui, che è questo bellissimo azzurro chiaro. E vedete quanto è pigmentato. Ed è, cioè, bellissimo questo colore. Non so se si nota perché sembra così bianco dalla video, ma in realtà è un azzurrino molto chiaro con dei riflessi all'interno sull'argento. Non so se rende effettivamente, però è davvero molto molto bello. Quindi ho preso questo. E poi ho preso uno sempre della collezione, ah no, della collezione Chinadoll, che è un wet and dry ed è lo 03. Anche questo ha lo sfumino all'interno ed è questo bellissimo grigio e super brillantinato che vedo davvero bellissimo e perfetto per fare uno smoky. Ve lo faccio vedere. Diciamo, questo sembra già meno pigmentato di quello di prima, pur essendo anche un colore molto scuro. A livello di colore non è un grigio scuro, rimane un grigio perla e ricco di brillantini, è davvero molto molto bello. Infine ho preso una matita di una collezione, che anche questa già ne ho una, quindi insomma sapevo che erano buone. Questa matita qui, la numero 37 della linea Multiplay. Dalla confezione, come potete vedere, sembra un marroncino tortora, ma in realtà allora, intanto da una parte ha lo sfumino, che è davvero molto molto morbido, e in realtà ora vedete che di marrone non ha quasi nulla, perché è questo beciolino tortora ma molto molto chiaro, e la matita è morbidissima. Per questa è adatta sia per come base ombretto, e anche questa insomma ha molti usi, e per eyeliner, per mettere nella rima interna. Con queste matite mi ci trovo davvero molto bene e quindi ho scelto anche questa. Ora, tutte queste cose in totale ho pagato 15 euro. Ora, considerando che di quello che ho realmente comprato il matitone viene 5,50 euro, lo smalto, questo qui trasparente, la base rinforzante, viene 3,90 euro, e lo smalto, questo qui sempre della collezione limitata, viene 2,90 euro, e tutto quanto il resto ho pagato 3 euro, 1 euro, 1 euro e 1 euro, partendo dal presupposto che questi due ombretti venivano 6,90 euro l'uno e la matita, se non ricordo male, 4,90 euro o 5,90, non mi ricordo. Quindi insomma, questi tre prodotti sarebbero almeno 25 euro di cose più o meno, e invece ho pagato tutto quanto 15,30 euro per la precisione. Quindi insomma, conveniente tantissimo. Se avete un outlet Puma nelle vicinanze, fateci assolutamente un salto, perché hanno delle promozioni davvero fantastiche, anche semplicemente i kit delle unghie, quelli lì che hanno bubble e effetti strani, insomma vengono tutti quanti al 50, e quindi trovo che siano davvero molto molto convenienti. Poi outlet L'Oreal, anche qui panico. Allora, ho ritrovato in offerta, ve lo feci vedere anche in un altro video, magari se lo trovo vi lascio il link. Ho
ritrovato in offerta gli shampoo ultra dolce, quelli che tra l'altro mi piacciono molto, all'estratto di mango e fiori di tiere. Ne ho presi ben 4 perché comunque avete visto che nei miei prodotti finiti gli shampoo noi ce li beviamo. E il multipack, questo qui, viene solamente 1,99 euro, quindi insomma nemmeno quando si trovano in offerta da Acquistabuoni, Aeroplanet e cose varie li paghiamo così poco. Poi, a parte questi, ho preso un altro color tattoo che ho usato anche in un video tutorial, ma penso che lo vedete dopo questo video. Ed è tra l'altro quello che indosso adesso, che ho alla fine dell'occhio. È il numero 70, Metallic Pomegranate, penso si dica, ed è un bellissimo color borgogna violaceo con dei glitter all'interno che però una volta stesi non rimangono molto visibili, rimangono un ombretto molto luminoso, ma diciamo non sono proprio visibili questi glitter, e ve lo faccio vedere. Questo qui è il colore del dito, insomma, e questo qua vedete comunque è molto luminoso, però non sono proprio visibili i glitter all'interno. Poi vicino alla cassa c'era un piccolo stand, diciamo di una edizione limitata che è stata creata apposta dalla L'Oreal per il Festival di Venezia, e più che altro mi hanno colpito di packaging e ho preso questo bellissimo rossetto. Cioè, come potete vedere, è fantastico il packaging. Cioè, sono quei classici, cioè quelle classiche cose che anche una volta che finiranno te le tieni perché sono molto carine. E si chiama Color Rich 374 Intense Plum. Ed è quello che indosso ora. È un colore molto forte, diciamo anche molto autunnale. Però appunto, visto che sono piena di fucsia, corallo, rossi più o meno, ma di scuro non ho assolutamente nulla, e insomma ho pensato che un colore invernale poteva starci, ed è questo qui, che come vedete è un color prugna un po' tendente al mattone o al martone. Come vedete non rimane opaco, ma rimane un po' lucidino, ma mano a mano che si asciuga, come vedete, rimane un po' opaco. E alla L'Oreal basta. Mentre poi sono stata anche da Acquistabuoni, tanto per non farci mancare nulla, e ho trovato finalmente l'acqua che la volevo tipo da una vita, l'acqua Evian. E diciamo che volevo provare la Ven, però non la trovavo mai. E l'ho provata, appena l'ho comprata, tipo me la sono spruzzata addosso come una scema. Ed è abbastanza figa, cioè nel senso, molti so che la usano anche come tonico, la proverò. E rinfresca, senz'altro è molto rinfrescante, non fa colare il trucco, anzi lo fissa. E poi l'ho presa anche sostanzialmente per bagnare i pennelli, per applicare ad esempio gli ombretti bagnati o i pigmenti. E quindi ho preso questa e l'abbiamo pagata, mi sembra, 6,90 euro. Comunque, se l'avete provata o se ce l'avete sia questa che quella della Ven, fatemelo sapere, magari ditemi anche come la usate. E ho trovato in offerta queste salviettine struccanti della Laurella, mai provate, ma erano in offerta a 0,99 euro. Quindi insomma ero curiosa di provarle, tra l'altro c'è scritto che non hanno parabeni, sono per occhi sensibili, e quindi boh, vedremo quanto realmente struccano. E niente ragazze, queste sono tutte le cosine che ho comprato. Fatemi sapere se avete provato qualcosa, soprattutto magari delle cose, dei trucchi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!